qua in questa stanza proprio per capire i grandi cambiamenti di questi secoli, prima di Costantino e dopo Costantino. Questo primo sarcofago è un sarcofago molto classico che rappresenta la processione dei consoli. Quando un ragazzo arrivava alla maturità, se lui veniva di una famiglia consolare, lui ereditava dal padre il titolo di console. E c'era una processione simbolica, bella, diciamo che sarebbe l'introduzione di questo ragazzo al mondo dei consoli. E questa iconografia è stata utilizzata per un sarcofago. Questo vuole dire che facevano un riferimento anche al passaggio di questa vita a una situazione migliore. Ma ciò che ci stupisce in questo sarcofago è questo volto. Perché notate, i volti hanno tutto uno stile classico, molto. Invece questo volto è un volto tardo antico. Abbiamo due possibilità. Una, che è molto probabile, è che nel tardo antico qualcuno abbia riutilizzato questo sarcofago e avesse messo, diciamo, il volto del defunto qua. Sarebbe un po' strano, ma comunque è un enigma, come questa iconografia molto più espressiva, molto più forte, abbia entrato in questo. E come si può notare anche dagli occhi più scavati, perché il sarcofago è del secolo III, ma solo la testa è diversa? Solo la testa è diversa, perché anche guardando così superficialmente sembra che anche il marmo sia un po' diverso. Stavo pensando a una possibile sostituzione. Una sostituzione in un altro periodo. Invece in questo altro sarcofago, sempre secolo III, già troviamo un altro tipo, anche se le figure sono molto, molto elaborate. Ma esiste già un appiattimento dei paneggi. E un certo irrigidimento. Un irrigidimento delle figure. Rappresentano le muse. Vi ricordate che abbiamo parlato delle maschere? Che sono proprio qua davanti, perché sono le muse legate alla tragedia. Dopo ci saranno tutte le... C'è una musa per ogni tipo di arti, come sapete. Hanno dei nomi molto particolari che non mi ricordo. Quando guardiamo un sarcofago sempre ci possiamo domandare qual era il senso di mettere le muse come un sarcofago. Evidentemente il primo senso è il senso della bellezza, no? È il senso della bellezza, il senso della bellezza della vita. La vita, una vita bella, una vita fatta di tutte le espressioni del bello. Quindi musica, poesia.
sempre nello stesso secolo, terzo, io direi anche quasi con lo stesso tipo di pietra di quello, cioè un marmo tutto molto, molto bello, a strati, e noi abbiamo questo sarcofago di un matrimonio con gli unici personaggi reali sono questa donna e questo uomo. Si può notare il volto, che è un ritratto fisionomico. Tutti gli altri personaggi sono personaggi personificati, che personificano il porto, a nonna, concordia, genius senati, abbondanza e Africa. Genius senati, concordia, e quindi è che sta tra i due, e l'abbondanza con la cornucopia e l'Africa. Quindi ci fa pensare che questo uomo, questa famiglia, fossero persone che legate alla navigazione e legate anche all'Africa, non l'Africa nera, ma l'Africa, Nord Africa, che era anche romano. E qui l'appiattimento si nota abbastanza. E qui è praticamente il secolo IV vero e proprio, guardate, 330-335, e quindi siamo a 20 anni più o meno della libertà, e abbiamo un sarcofago completamente cristiano, indubbiamente cristiano, con tutte le caratteristiche proprie. Il gesto questo della mano è il gesto di colui che parla. Nel mondo antico, quando qualcuno parla, fa questo gesto con due dita alzate, o tre dita alzate. Vedete qua, Pietro, Gesù sta parlando con Pietro, prima che il gallo canti, tu mi tradirai. Che è in verità un annuncio del perdono. Non pensiamo mai che il gallo in questa frase sia una frase negativa. Noi non troveremo mai una cosa negativa su un sarcofago, e quindi dobbiamo partire dal punto: se è su un sarcofago è positivo, e se è positivo, che cosa potrebbe essere positivo? È positivo che tu peccherai, sì, ma sarai perdonato. E quindi è un annuncio anticipato del perdono e della misericordia e della missione di Pietro. Perché difatti in tanti altri sarcofagi Pietro ha un bastone che tocca il gallo per dire: il tuo potere è il potere di perdonare. E questa è la resurrezione di Lazzaro. Vi ricordate che abbiamo parlato che colui che realizza un prodigio usa un bastone. E quindi resurrezione di Lazzaro, moltiplicazione dei pani, moltiplicazione delle nozze di Canà, e va la guarigione del cieco e con la mano, stranamente. Forse perché, non lo so, forse il gesto del battesimo in quell'epoca ha messo con il dito il fango, sì, sugli occhi del cieco. Qui parliamo della piscina, no? Dove il cieco lava. Ed è da questa parte che sono. Questo sembra Mosè che tocca la roccia, ma in verità è Pietro. Cioè è una rilettura simbolica. Questi due sono due soldati. Noi sappiamo che è Pietro perché sono due soldati vestiti come soldati tardo antichi che stanno prendendo di quest'acqua,
E quindi è un palinsesto di immagini, perché Pietro in prigione, con il suo comportamento, le sue preghiere, ha convertito due dei soldati, e loro vorranno essere battezzati e non c'è l'acqua, e così Pietro colpisce la parete del carcere Mamertino, e di lì sgorga una fonte, una fontana, e quindi è un nuovo Mosè, lui ha anche un bastone. Dopo qua Pietro che va in prigione, quindi questo simboleggia il martirio di Pietro, è il Pietro apprigionato che è portato in prigione. Sopra invece c'è la rappresentazione, una delle più antiche rappresentazioni del presepio, in cui c'è un pastore, già sappiamo perché è un pastore, due. Qui la emorroissa, il sacrificio di Isacco, la traditio legis, sarebbe la consegna della legge, quindi Mosè sul monte Sinai che riceve la legge. E lì invece è il ritratto del defunto tra la raccolta del trigo, del grano e la raccolta dell'uva. Il riferimento eucaristico è esplicito. Sì. È il modo con cui i cristiani, anche qua nell'angolo c'è una scala che fa riferimento alla scala di Giacobbe, fa riferimento a tanti elementi. E quindi io uso molto questo sarcofago per la mia lezione di sacramentaria, perché è tutto sacramento, sono tutti i sacramenti, sono presenti. Qui la defunta presentata come orante, come popte, come colei che vedi, che ha visto, no? Dio faccia a faccia. Ma questo Dio che lei vede faccia a faccia, lei lo ha sperimentato nei sacramenti, vino e pane. Perché qui si vede, guardando il sarcofago, vede che sono le giarre. Anche indietro ci sono, queste non avevo visto. Anche sul fondo si vedono le altre giarre. Sì. Questo dalla fotografia di solito non si vede. Quindi Eucaristia, il battesimo, perché qui c'è anche un gioco, questi sono i servi, il battesimo era chiamato illuminazione, per quello la guarigione del cieco del nato ha un riferimento al battesimo, perché è il battesimo che fa vedere. Se ricordiamo il contesto del nostro corso delle religioni tardo-antiche, erano religioni misteriche. E quindi colui che è stato battezzato vede finalmente Dio. E quindi battesimo, Eucaristia, perdono, riconciliazione, vita. E anche qua che si parla del mistero dell'incarnazione, che è guarigione, riscatto, perché la scena di Isacco con Abramo era vista anche come una scena di liberazione, perché in un certo senso Isacco è stato liberato dalla morte, ma aveva anche un senso di perdono, perché la festa che usava questa immagine, la festa ebraica, era la festa del Yom Kippur, il giorno del perdono, perché il popolo di Israele chiedeva perdono a Dio in nome di Isacco. E quindi la festa del Yom Kippur, che ha questo centro del sacrificio di Isacco, nel cristianesimo è passato il Venerdì Santo, che è un giorno in cui si vede il sacrificio del vero Isacco, che è Cristo. Invece quell'altro sopra sarebbe un sarcofago paleocristiano anche, che non so bene di quale secolo, penso che sia sempre lo stesso. Esatto.
molto rara, molto rara. È un sarcofago molto raro, anche perché lì appare sarebbe il discorso della montagna, no? Nel cui Cristo appare parlando a questa folla, che appaiono di spalle a noi, anche se la testa è completamente rivolta in modo tale che noi vediamo la testa per aiutare a vederli. Dopo c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, il paralitico che è guarito. Come iconografia, questo è un sarcofago molto, molto diverso da tutto ciò che è arrivato fino a noi. Arrivederci.